Salve ragazzi, sono Yata e benvenuti a questo nuovo Let's Play su Dark Cloud, gioco un po' datato ormai della PlayStation 2, sviluppato dalla Level 5, come potete vedere. Se questo nome innesca qualcosa nella vostra memoria è perché il gioco stesso si trovava nella demo della PlayStation 2 quando l'acquistavate. Ora inizieremo qui la partita, ma visto che è un lungo video introduttivo, suppongo che questa parte sarà unicamente un prologo al gioco stesso, quindi chi non è interessato al video introduttivo può saltare direttamente alla prossima parte. Iniziamo. In un'antica rovina venne trovato un libro. Gli studiosi che decifrarono il libro diventarono matti per capirne il mistero. Un mondo con due lune che risplendono in cielo. Le incredibili avventure di un ragazzo. Chissà se è una storia vera. E tu? Credi alla storia narrata dal libro? Forse è soltanto l'immaginazione nel cuore del ragazzo. Lascia che te la racconti, questo antico libro narra una magica e splendida favola. L'eroe di questa storia, un po' fuori dal comune, si chiama. E qui utilizzeremo il mio nick al posto di quello predefinito Toan. Infatti, quindi il nostro eroe si chiamerà Yata. Perfetto, continuiamo. Accetti? Sì.
Ehi, riesci a sentirmi? Apri gli occhi. Sveglia. Ehi. Salve, sono il re degli spiriti. Sono l'essere che racchiude in sé tutti gli spiriti della natura. Ascolta bene, è successa una cosa grave. Gli uomini, accecati dalla verità, hanno riportato in vita il demonio nero. È un demonio potente e scaltro. Il suo potere è così forte da poter distruggere il mondo intero. Lo hai visto? Il tuo villaggio è stato distrutto proprio davanti ai tuoi occhi. E il tuo villaggio non è stato il solo. In un attimo, molti villaggi e città sono stati rasi al suolo. In pochi istanti, metà del mondo è scomparsa. Devono essere stati gli uomini dell'Est a eseguire la cerimonia di resurrezione. Pensavano forse di usare il potere del demonio nero in guerra senza rendersi conto di quanto egli sia terribile. E il buio in persona, le tenebre. Molto tempo fa, questo stesso genio oscuro quasi distrusse il mondo intero. È un male terrificante, la cosa peggiore è che egli ha la stessa potenza magica di noi spiriti. Purtroppo però noi, con i nostri poteri, non possiamo sconfiggerlo. Ragazzo, vedo in te una forte volontà in grado di opporsi al potere maligno, e anche un cuore puro e gentile. Tu puoi riuscire a combattere contro le tenebre che egli genera. Ho deciso di affidare a te il nostro destino. Lascia che ti doni i nostri poteri. Allora, sorpreso? Si chiama Atlamilia. È una pietra dai poteri magici. Dai, non fare quella faccia, ora ti spiego. Attento che ora, per un istante, diventerà luminosissima e potrebbe abbagliarti. Non riconosci questo posto, vero? Non è un terreno deserto, qui c'era il tuo villaggio. Ma non perderti d'animo. Con l'aiuto di quella pietra potrei farlo tornare come era prima. Vedi? Poco prima che il villaggio fosse distrutto dal genio, io ho salvato le persone e gli edifici racchiudendoli in sfere chiamate Atla. Sembra che le Atla siano state sparse ovunque da un potere magico straordinariamente forte. E probabilmente siano disseminate in luoghi diversi.
Lui probabilmente pensa che tutto sia stato distrutto. Raccogli le Atla prima che si renda conto che non è così. Riporta indietro ciò che ho rinchiuso nelle Atla, assorbendolo con l'altra miglia. In questo modo sarei in grado di ridare al mondo la sua forma originale. O magari anche di crearne uno migliore. Sai, mi sembra che tu non capisca nemmeno una parola di quello che dico. Vabbè, ti darò un'altra lezione quando avrai le prime Atla. A presto. Yata, sen le senti? Dovresti riuscire a sentirle. Le voci nel vento, le voci degli alberi, le voci degli animali e le voci della terra. Stanno tutti invocando il tuo aiuto. Yata, incontrerai molte persone e dirai anche addio a molti. Troverai ovunque degli indizi per sconfiggere questa terribile minaccia. Sta a te trovarli. Yata, ora comincia la tua avventura. Per prima cosa vai alla casa del capo del villaggio. Lui ti dirà cosa fare.